Sul campo dell'economia, no, ma come dici tu, a gioco facile Salvini sul campo dell'economia, perché dall'opposizione elencare tutte le cose che non vanno non è molto complicato. Io da parte della Lega però non è che vedo un approfondimento su come cambiarle queste cose, sento tuonare contro l'articolo 18, contro lo smantellamento dell'articolo 18, contro il Jobs Act, ho sentito tuonare a lungo contro tante cose, però poi non è che vedo delle ricette di economisti della Lega che dicono come bisognerebbe fare a far ripartire l'occupazione in questo paese. E lo chiedo in particolare a Salvini, perché una delle cose che salva l'economia di questo paese, non lo dico io, lo dicono gli economisti, sono gli immigrati ed è il loro lavoro di tutti i giorni. Quindi mi chiedo quali siano le ricette di Matteo Salvini. Ma ovviamente la giornalista di Repubblica parla degli immigrati regolari. Che sono i benvenuti, che sono più di 500.000 in Veneto, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola, che sono perfettamente integrati a Milano come a Vicenza, come a Bologna. L'immigrazione regolare, controllata e qualificata è un valore positivo per qualsiasi società. Quello che la Lega contesta è l'immigrazione clandestina. Ma magari quando sono arrivati non erano regolari, hanno cercato con fatica quella regolarizzazione che poi hanno ottenuto per fare un lavoro. Quando arrivano Perfetto, qui magari non hanno Perfetto, quindi secondo lei adesso subito... possiamo ospitare qualche altro milione di clandestini in attesa che si regolarizzino e trovino un lavoro che non hanno neanche gli italiani? Credo che e allora io su questo non tanti. Sono assolutamente d'accordo. Con 4 milioni di italiani disoccupati, se ne vuole ospitare un po' lei, ne ospiti pure quanti vuole lei. Io ne ospito, vada a spiegarlo, signora, agli immigrati che sono qua regolarmente, con i documenti a posto, che stanno perdendo il lavoro, che non sanno come tirare a fine mese, vada a spiegare a loro che l'Italia può ospitare altre migliaia, non so quante, decine, centinaia di migliaia, non so quante, mi dica lei un numero di immigrati senza nessun tipo di titolo, vada a spiegarlo agli italiani. Matteo Salvini, le faccio una domanda io, ma se ci sono dei lavoratori... Detto questo, però, voglio dare delle risposte... Scusate, se ci sono dei lavoratori irregolari che lavorano... Vorrei dare una risposta su quello che faremo. Qualcuno gli darà il lavoro in nero, lei non si preoccupa di chi assume in nero degli irregolari piuttosto che degli irregolari che certo, ci infatti, metterebbero subito la firma su un contratto Maroni, regolare? La normativa Maroni era la più severa con i datori di lavoro agli immigrati clandestini, anzi prevedeva per chi affittava in nero a immigrati irregolari la confisca dell'appartamento. Quindi sull'irregolarità italiano, straniera che sia, io sono assolutamente inflessibile. Il problema non è il colore della pelle, il problema è il rispetto della legge. Quindi se gli giurizzo. Immigrati che sono qua e sono integrati sono io. I benvenuti. Però sulla mancanza di risposte basta informarsi. Basta informarsi perché le proposte della Lega su dove andare a prendere i soldi sono tante. La chiusura delle prefetture. Chiudi 100 prefetture in Italia, risparmi 500 milioni di euro, dai potere di ordine pubblico ai sindaci. La regolamentazione e tassazione della prostituzione. Noi ripartiremo da maggio col referendum in tutti i comuni italiani. È qualcosa che esiste in Svizzera, in Germania, in Olanda, in Belgio, in Austria. Porterebbe nelle casse dello Stato 2 miliardi di euro e toglierebbe dalle strade e dal racket decine di migliaia di prostitute. La flat tax, la l'aliquota fiscale no, piatta, Annalisa Cuzzocrea, e ora allora, della flat tax con Sergio Rizzo sulla tassazione della prostituzione. Non mi sembra una risposta ai problemi economici del Paese, ma forse Sergio Rizzo può dirlo meglio di me, regolarizzare. No, ma mi scusi, allora, abbiamo una concezione di economia diversa. Lei probabilmente pensa a un'economia basata sull'immigrazione clandestina, è una sua visione. Io voterei domani mattina la legge Damiano per superare la legge Fornero. È una legge professoressa Fornero sarà nostra ospite più tardi. No, la Fornero no, per carità di Dio. No, sì, è simpaticissima e la invito a seguirla perché sarà una bella intervista sicuramente perché la Fornero è molto simpatica.